Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi, dopo tanto caldo, abbiamo la pioggia che ci rinfresca, per fortuna. E vediamo un po' di farvi un giro che può interessare il più persone possibile. Ma però vi ricordo che sempre cartomanzia interattiva vale fino a un certo punto, non è naturalmente mai rivolta a una persona ben specifica. Se tu vuoi un consulto personale, devi chiamare o me o i miei cartomanti, sono tutti molto molto bravi e vi assicuro che hanno tantissimi anni di esperienza, sanno riconciliare le persone, ti dicono come devi fare per fare pace con la persona con chi hai litigato. Sono bravissimi, oltre che semplici cartomanti, sono dei sensitivi, dunque sanno anche capire qual è la tua risposta. È probabile che a una persona che soffre per amore ti diranno: guardi, prendi una candela bianca e fai così, così, così. In generale queste cose la gente vuole essere pagata per farteli, ma io ho dei cartomanti che danno tantissimi consigli. Perciò, se vuoi il consulto personale, chiamali. Si trovano i numeri dappertutto, sono i tarocchi di Calypso Line e casomai metterò il numero alla fine di questo video e anche il nome di qualcuno di loro per farti capire chi sono, cosa fanno. Invece oggi cosa chiediamo? Chiediamo se la persona a chi pensi, che vorresti vicino a te e che non hai, dunque è rivolta a chi aspetta qualcosa da qualcuno, se questa persona ha un pensiero per te e se sì, quale? Va bene, penso che le carte sono mischiate abbastanza. Io faccio i miei soliti tre mazzetti e prendo questo, quello del mezzo. La persona a chi pensi tu, a chi naturalmente vuoi bene, ha un po' di rancore nei tuoi confronti. E diciamo, in questo periodo non è non vuole, diciamo, ammettere certe cose, dunque non è ben disposto nei tuoi confronti. Ho questa carta che fa capire che forse, a parte la rabbia che ha o il cattivo pensiero, è convinto che deve stare fermo, che così arriverebbe a quello che vuole. Dunque questa persona sicuramente ti pensa, ma non credo che sia un pensiero molto positivo. Tutto questo non vuol dire che non si farà mai vivo o che non potresti recuperare il rapporto o la conoscenza. Tu chiediti: perché ha quest'indola contro di me? Cosa è successo? Vediamo qua. Queste quattro carte sono meravigliose, vi assicuro, perché dunque, malgrado qui sopra dicono che lui o lei lo fa apposta di frenarsi, di non cercarti, perché ce l'ha con te, io vedo che a un certo punto invece arriva la buona notizia. Dunque, ripasserà questa rabbia nei tuoi confronti. C'è un perfezionamento. Dunque, questo vuol dire, su un cavallo di oro, che non solo si farà vivo o si farà viva,
però con una, diciamo, un miglioramento. Un miglioramento, perché il perfezionamento è nell'amore. Che vuol dire? Che lui torna dopo aver, o lei torna dopo aver passato molto tempo a capire cosa deve fare per questo sentimento. Dunque rientrerà con la consapevolezza che prova un sentimento per te, il che non è male. Anzi, come ho detto, sono carte bellissime. E giustamente starete bene senza dover né spiegare né fare nulla. Perché? Perché l'attesa, la sofferenza del non vedervi ha fatto sì che adesso è tutto più chiaro per entrambi. Diciamo che anche se torna bene, non è che ti dirà subito, scusate, non è che ti dirà subito: oddio, mi sei mancata, o mi sei mancato, soffrivo tanto senza di te. No, non lo vuole dire, ma non vuole neanche stare lontano per sempre, e comunque qualcosa farà nei tuoi confronti. E arriva il momento più bello, perché questa carta spiega che dal momento che questa persona si fa viva, entrerete in un periodo dove tutto fila liscio. Lo sai, a volte uno vuole fare le cose e non va mai, lo fai una volta, due volte, tre volte, non va mai, e poi stranamente lo rifai una volta e funziona tutto. Questo perché? Perché entriamo nei periodi favorevoli. Dunque entrerete in un periodo favorevole, tu ti sentirai davvero apprezzata e felice, oppure lui, e vedo che prenderete delle decisioni importanti, cioè o convivenza, o se già convivete o avete convissuto e siete solo litigate, magari anche molto importanti decisioni di fare un figlio, perché qua una nascita, ma non è per forza quello che succederà adesso. Magari la nascita arriverà, ma col tempo, le decisioni vengono dopo. Però la persona a chi pensi, ti pensa, sì, ti pensa, ma come ti ho detto, per ora così, poi le passerà e verrà così, perciò è questione di tempo. Non so se ci puoi fare qualcosa, se sai perché ce l'ha con te, vedi un po' tu come puoi risolvere questa situazione. Bene cari, queste sono comunque dei consulti gratuiti, giusto? E se vi piacciono, se volete vederne altri, io vi chiedo semplicemente di mettermi dei cuori, di battere sullo schermo, perché quello manda i cuori a te per una realizzazione del tuo desiderio, è sempre verso te. Il like è per me, perché con i like e con, diciamo, anche se condividete questo video ai vostri amici, mi aiuta a crescere sul canale, semplicemente. Dunque non costa nulla, poi se qualcuno vuole mandare un regalino, quello è un altro discorso, lo può fare liberamente, è normale, non è che sono contraria, ci mancherebbe, sarei ipocrita, però io davvero sono molto impegnata con tante altre cose. Se il canale cresce, magari potrei lasciare poi altre cose e dedicarmi di più. Io ho fatto il giro di controllo. Guarda cosa esce, il cavallo di cuore in arrivo, come al primo giro, col profitto. Il profitto vuol dire che lui si impegnerà per questa relazione, infatti, e la relazione crescerà, oppure farà un figlio. Vi è piaciuto? Vi abbraccio tutti, a presto da Alba, un bacione.